Quickie Points sull'otoplastica, anche noto come intervento chirurgico per correggere una deformità dette orecchia danza o volgarmente le orecchie smettono. Punto numero uno, di che cosa parliamo? Le orecchie danza sono una condizione clinica in cui abbiamo essenzialmente un'eccessiva protrusione dell'orecchio al di fuori di quella che è la sua posizione naturale rispetto alla mastoide, che è quest'osso che troviamo subito al di dietro del padiglione auricolare. Punto numero due, come andiamo essenzialmente a correggere questo tipo di deformità? Innanzitutto è importante la diagnosi, perché essenzialmente noi le orecchie a ventola le possiamo avere o per deficit di quella che è l'antierice, quindi questa piega che si trova dinanzi alla porzione più esterna dell'orecchio, nota appunto come elice, quindi in questo caso abbiamo una protrusione verso l'esterno e appunto le orecchie a ventola, o può essere legata a una condizione di eccessiva crescita della conca auricolare, quindi questo crea tutta una protrusione dell'orecchio verso l'esterno. Questo dopo due tipi di problematiche, quindi il deficit dell'antielice o l'eccessiva protrusione della conca, possono essere presenti in maniera singola o anche associati tra di loro. Punto numero 3, questo è un intervento che si segue agevolmente in anestesia locale con sedazione e a poche ore dal termine dell'intervento il paziente potrà tornare a casa. Punto numero 4, una delle problematiche più grandi dopo questo intervento è legata alla medicazione post-operatoria, nota come medicazione a turbante, sembra un vero e proprio turbante da facchino, che in media viene lasciato in loco per 7 lunghi giorni. Quindi sicuramente una medicazione difficilmente camuffabile che rende molto lento, diciamo, l'integrazione sociale nel post-operatorio. Tuttavia, qualche anno fa ho descritto un particolare tipo di medicazione, appunto dopo l'otoplastica, che viene lasciata in loco soltanto per 2 giorni. È una medicazione comunque molto vistosa, però dopo 2 giorni viene rimossa e il paziente potrà tranquillamente tornare alle sue attività sociali. Numero 5, quali sono le attenzioni nel post-operatorio? Beh, sicuramente le orecchie non devono subire traumi nelle prime settimane e dobbiamo avere qualcuno che possa, tra virgolette, prendersi cura della nostra ferita, perché la ferita si trova al di dietro dell'orecchio, quindi il paziente operato non è in grado di vederla e di gestirla, anche perché subito dopo l'intervento non c'è sensibilità alle orecchie, che pian pianino tornerà nelle settimane successive, ma viene da sé che pulire una zona dove non ho sensibilità non sia possibile. Non per ultimo, il paziente per circa 2 settimane indosserà una fascia da tennista o una fascia che possa mantenere le orecchie in loco durante le ore notturne, ma non perché sennò possono recidivare. Dopo l'intervento chirurgico le orecchie non torneranno mai a ventola, ma durante la notte, se per sbaglio col cuscino facciamo questo tipo di movimento, potrebbe determinare una lesione sulla sutura e ritardare quello che è il processo di guarigione. Alla prossima.